cambiamenti climatici, devastazioni ambientali che noi causiamo, con quello che noi compriamo, con quello che noi mangiamo. Noi diciamo di no a tutto questo, noi diciamo di no a questo sistema che mette il profitto prima delle nostre vite, quelle stesse vite che questi governi dovrebbero proteggere e non distruggere. Pretendiamo, vogliamo che il nostro Stato, che gli Stati dichiarino l'emergenza climatica e noi rivolgiamo indietro il nostro futuro. All these struggles are connected, and when some people ask, so why are you coming from Germany to Venice? Well, the climate crisis doesn't know borders. Why should we stop at some border and just care about some local problems that we have back home? Strong and solidarity we stand. Fight for climate justice, fight for climate justice. Allora, sono entrati ma non stanno avanzando. Non dobbiamo rispondere a questo tipo di provocazioni. Sediamoci vicini, incordonati, e vediamo che risposte ci vengono date. Invece di mostrare i muscoli, questo è il momento di mostrare il cervello. Insieme fare un grande corteo, ci prepariamo per la marcia di questo pomeriggio che partirà alle 5. Dopo che abbiamo occupato il red carpet stamattina, il ministro dell'ambiente, diciamo del nuovo governo, ma anche del penultimo governo, ha pensato di manifestare la propria solidarietà a noi attivisti. Bene, siamo stanchi di queste chiacchiere. Se Costa è solidale con questi attivisti, prenda carta e penna e agisca realmente per rendere l'Italia un paese senza fonti fossili, per dotarci di un piano energetico nazionale sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Basta chiacchiere, ministro, basta chiacchiere. Prossimamente ci sarà la settimana di ribellione annunciata da Fridays for Future dal 20 al 27 settembre. La ribellione contro l'estinzione, perché stiamo attualmente vivendo la sesta estinzione di massa. E poi dal 7 al 13 a Roma è la settimana di ribellione internazionale di Extinction Rebellion. Ci sarà in varie capitali del mondo e in Italia si svolgerà a Roma, quindi 7-13 ottobre. Non c'è una mediazione possibile mentre il mondo si sta distruggendo e che centinaia di giovani, migliaia di giovani in tutto il mondo oggi riprendono voce come stanno facendo negli ultimi anni. Quindi la vittoria oggi è già nostra e lo dimostra anche questo corteo.